Fornello, tegame, è pronta a cucinare. Prosciutto, salame, la voglio assaggiare. E il formaggio e la ricotta ed infine la pancetta. È buona, mi piace e la tengo molto stretta. Tanti auguri a noi, tanti auguri a noi. È suonato il campanello e devo andare ad aprire. Ciao amore, oggi come regalo del nostro anniversario gireremo la mia canzone La Pasta. Evviva. Sei felice? Scusa, presenta qua al video backstage. Siamo qui direttamente dalla casa di Sabrina Ceresetto per un evento particolare dove gireremo il video di La Pasta, la pane e tutto. Scusa, non è così, per cade dall'alto, cade dall'alto. Cosa devo fare? Tu prendi come fanno i grandi presentatori. Buonasera a tutti. Ah, così faccio. Gentlemen, esatto. Buonasera a tutti. Direttamente da casa di Sabrina Ceresetto, il video di La Pasta. Siamo pronti alla registrazione. Buongiorno mondo. Buongiorno. Vale, cosa stai facendo alle 8 di mattina? Siccome è giugno, una bella polenta. Cucina, cucina la polenta. Ma posso almeno assaggiarla? Sarà sì. Buona? Eh beh, non ti fidi di me? No. Ecco, grazie. Molto gentile. La polenta alle 10 del mattino. A mezzogiorno topi morti. Quindi? Ah, non è male invece. Grazie. Quante polente hai fatto in tutta la tua vita? Abbastanza. La prima, vero? Vabbè. Allora, il video di oggi inizia così, con le domande alla polenta alle 8 del mattino. La nonna si è già preso il primo richiamo, c'è il microfono acceso. Ma lo dici a tutti. No, ma va, nonna. No. Andiamo, decisi, 3, 2, 1. La vuoi fare. Vai nonna, gira ora. Cucina. Brava. Un po' prima del mio dolce sonnellino. Fornello, per me era già bellissimo. Ma che buona la prima. Ciccio, se non hai registrato ti spacco. Qua ci usciranno le farfalle. Questo è il backstage di Sabrina. Io solo cantare. Io non mangio i carboidrati. Non è vero, le mangio come a pranzo. E anche a cena dobbiamo mangiarle. Vorrei mangiare tutto il giorno della pasta. Ho le farfalle che mi escono dalla testa. Sono brava? Diciamo. Ah, grazie. Se hai fame c'è il catering, c'è anche quello per i gatti. E se ti vanno ci sono i croccantini. Vedete pure quello che volete. Crimi. Cioè piffoli, ma... Cosa state facendo con la mia pasta? Non si mangia. Zorro, la pasta cruda. Bravo, Pica, provala anche tu, com'è? Dura. Non loro piace. Piffol, non si mangia. Molla la pasta. Molla. E niente, questa ha rubato il tappetino di Gongo, quello fresco. Ma mi spieghi anche tu in che posizione sei? Non riesco a capire. Allora, testa, zampe davanti e zampe dietro al contrario. Sei snodata come me, Cri. Ma stretto, cosa state stretto, facendo, raga? Stretto, dobbiamo legare. Io non gli dirò mai niente, la verità non me la dirò. Voglio sapere dove sono i soldi. Ma non glielo dirò dove mai. Dove sono i soldi? Ma non ce lo dirò mai. Comunque, what can you say about the world of business? World of business very competitive. Ora defrustiamo. Cosa hai combinato per essere Lega? Non vi dirò niente. Signor tenente, io non dirò niente, non parlo, capiste? Perché? Ah. E in tutto questo c'è Doggo. Mi fa la guardia. Ciao, Doggo! Non parli allora? Non parlo. E non mangi? Va bene. Allora parlo. Sabri, mi prude la testa, ma grazie. No, no, sotto, sotto, più sotto. No, sulla... Lì! Lì, Doggo! Lì, 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 ok. Fornello, tegame, è pronta a cucinare. Prosciutto, salame, la voglio assaggiare. E il formaggio e la ricotta. E la tengo molto stretta. Cos'è che stai facendo con un brocco? Sono diventata vegana. Ma da quando? Perché smettila. Sì, nella canzone puoi dargli il morso, certo. Che bello. Devi dargli il morso. Però poi non si dare che se dobbiamo rifarlo non c'è più broccolo. Infatti no, è solo un broccolo. New Star. Ciao Star. Ciao. Madonna, guarda che cappello che ti ho spoggiato. La possono mangiare proprio tutti quanti.
carnivori vegani ed anche lattanti. No, mi sono dimenticato di... No, no, bravo, sono dimenticato. Come al solito, sono bravo, bravo. Viene col cappello rosso, poi si dimentica. Guarda, veramente. Ah. Che schifo. E no, manda giù adesso. No! E cosa fai? Adesso mandi giù. Tanto l'hanno toccato tutto. Io ho percepito del cibo. Ma ne fai un'altra di cosa tempo. Fai? Ma mangia, manda giù. Possiamo fare un'altra? Vieni, vieni a fare un'altra. È bella, ma sai come se... No, perfetta questa, però ne facciamo un'altra. Ragazze, siete pronte? Siete pronte? Questo qua è il video che esce prima, eh. Siete pronte? Sì. Fate vedere il cucchiaio. Quello è il mattarello, Ceci. Siamo prontissime. Ceci, sei pronta? Pronto! Ele, sei pronta? Sì! Vai! Lei è sempre pronta. Ele è sempre pronta. Dai! Andiamo? Alessio, tu sei pronto? Ecco, lo sapevo. Proviamo! Cucchiaio in mano e ballo il ballo della pasta. Destra e sinistra, questo è il ballo della festa. Nascondi la tua pasta e i panini. È una prova. Funziona? Beh, devi fare anche tu uguale, Andrea. Devo mettere nell'intestino. Ma fallo. Ma cosa? Fallo. Fai così. Però deve essere buona. Fai così. Deve essere buona la prima. Quante? Quante? No, così. No, oppure la prendi e la sbatti. Cioè, succede questo. E quando arriva Sasha a chiedere un bacino, lui arriva qua. E mentre tu dici allora nascondersi, lui si arrabbia e se ne va. Ok, lascialo mangiare nella scena. Ma non decido io, cioè, non è che gli dico Doggo mangia panino. Tanto lo sta mangiando. Il tempo è infinito. Ah, ok. Mangiare panino, lui capisce. Ah, Doggo mangiare panino. Guarda. E con noi Sasha! Allora, tu sei qua, lei dice con spinaci, mietole, le zucchine, la mangiano pure Giulio, Andre, le Sabrine. Dab, dab, dab. Poi tu entri, se poi arriva Sasha a chiedere un bacio, tu ti metti così. Lei però presto nascondi la tua pasta e tu ti incacchi e te ne vai via. Ragazzi, abbiamo il tempo per tagliare le zucchine, ci mettiamo un secondo. Ma zoom su Sasha, vai a vedere cosa ha fatto. Non è colpa mia. Tra l'altro quanto è cruda la pasta che ha fatto la Vale. Brava Vale, fai la pasta cruda. Una brava cuoca. Io farei vedere intanto che qua c'è, girati, parrucchiere, estetista, cioè, quanto che bella la Ceci, gliel'hai fatto tu? Sì. Non ci crede nessuno. No, lo giuro, l'ho fatta io. Vai a vedere il regalino che ti ho fatto. Che bello l'alieno di Toy Story. L'ho fatto io, l'ho fatto proprio, io. È assolutamente vero, l'ho fatto io. È proprio impandante perché... Eccolo qua, è in giro da qualche parte l'alienotto. Hai la maglia di Toy Story, siamo proprio in tinta. Sono... ho già fatto, giocato, sono... Sono Nedo Vilma dei Flintstones. Sono... Ho dovuto togliere i pantaloni. Scusate, il pezzo forte. Sei pronto? Ricky diventa neonato. Sei pronto? Secondo me sei perfetto. Ciccio bello. Quando si dice nato Ciccio bello con l'ombrello voglio te. Sei bellissimo Ciccio bello. Però mi devi fare pure il verso. Uè. Ci sono, Vai. Piangi. Piangere. Ma lo faccio, ci funziona. Bene. Ci siamo? Vai. Ricordati la faccia, Sabrina. Abbiamo cucchiaio, eh? Destra e sinistra, questo è il ballo della festa. Col cucchiaino perché è ancora piccolino. Ok. Rifacciamola per sicurezza, quando andava bene. Bravo Ricky, sembra benissimo. Ecco, come potete vedere ora siamo rimasti in pochissimi perché tra poco si va a fare il flash mob. E allora andiamo. Cosa stai facendo? Bevo. Andiamo a mangiarci un bel gelato. A che gusto? Cioccolata. Cacca e vomito. No, come quella volta del cacca. Compleanno. Però buono il tuo gelatino. Sì. Allora sappiate che la Ele è l'unica persona al mondo che nel cornetto non mangia le noccioline. Le noccioline le dà la mamma. Cioè la mamma è fortunata. Anche a me non piacciono. Cosa? Non mi piacciono le noccioline. Che problemi avete nella vita? Ci piacciono le noccioline. Non
possono non piacerti le noccioline. No, ti saluto sì. Tutte le persone che ci saranno a fare la pasta. Salutale. Digli che li puzzano. Ciao. Ora stiamo andando al mini raduno che ho organizzato perché il ritornello va fatto con i fan. E quindi vediamo se è venuto qualcuno e se saranno impegnati o ci investono a imparare il balletto. Niente, diciamo che avete visto un po' di backstage della mia canzone che uscirà domenica, che è il mio compleanno, il 16 giugno. C'è tanto lavoro dietro. La canzone è stata creata proprio da me, da Giulio, un po' dai miei amici, cioè tutte le parole le abbiamo messe giù noi, non ce le ha messe giù nessun altro, quindi questa è proprio la soddisfazione. E ho voluto rendere partecipi voi di questo video perché per me siete comunque tutta la mia famiglia, quindi è stato giusto chiamarvi e registrare questo video insieme. Scoprirete tutto nella canzone, quindi vi do appuntamento a domenica mattina e fatemi sapere se secondo voi sarà una bomba.